Mark Cerny, lead system architect di PlayStation 5 e da anni figura chiave nello sviluppo hardware di Sony, ha recentemente rilasciato una lunga intervista al quotidiano The Washington Post. Il soggetto della chiacchierata è ovviamente PS5, con l'attesa console di nuova generazione in arrivo il 12 novembre negli USA e il 19 novembre in Europa. Prima di soffermarci sugli argomenti trattati da Cerny, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche, il modo ideale per rimanere sempre aggiornati sull'universo dei videogiochi. Secondo quanto emerso dalle parole di Cerny, PlayStation 5 ambisce a essere una console sensoriale, pensata per coinvolgere in maniera radicale sviluppatori e giocatori. Un obiettivo perseguito su più fronti, dall'enfasi sulla componente audio 3D alla centralità delle nuove feature del controller DualSense. Nell'ideare l'hardware di PS5, Cerny ha seguito la strategia già adottata in passato con PS Vita e PlayStation 4, ovvero quella di un confronto continuo e diretto con i team di sviluppo. Un cambio di rotta drastico rispetto ai tempi in cui lo stesso Cerny era uno sviluppatore. In passato, infatti, le compagnie erano gelosissime dei propri hardware, che venivano custoditi come segreti da rivelare solo e soltanto a progetto finalizzato. Per il creatore di Knack, questo cambiamento, in realtà non così automatico nelle gerarchie di una multinazionale come Sony, ha portato a dei grandi benefici. Grazie agli input delle software house è stato infatti possibile concentrarsi su specifici ambiti, offrendo soluzioni a problematiche che limitavano lo sviluppo. L'SSD di PS5 è uno degli esempi di questo discorso. Grazie alla formidabile velocità di accesso ai dati, non soltanto i caricamenti diventeranno istantanei, ma anche il game design non avrà più bisogno di scorciatoie come ascensori, tunnel o canyon. Insomma, niente trucchetti come i viaggi in metropolitana di Marvel Spider-Man per mascherare i caricamenti in background. Cerny sostiene che l'HDD di PS4 avesse bisogno di circa 20 secondi per caricare 1 giga di dati, mentre l'SSD di PlayStation 5 può caricare 2 GB in appena un quarto di secondo. Una differenza enorme che permetterà agli sviluppatori di dedicarsi al game design piuttosto che a trovare soluzioni per gestire il flusso di dati. L'audio 3D è invece uno dei punti fermi di Cerny, grande appassionato della materia. Secondo il lead system architect, il sonoro è una componente cruciale dell'esperienza e grazie alla tecnologia Tempest 3D Audio Tech, i giochi del futuro avranno tutta un'altra immersività. Un coinvolgimento che andrà di pari passo con quello offerto dal DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi pronti a fare molto più delle semplici vibrazioni. Anche perché, come spiegato dal creative director di Demon's Souls Remake, Gavin Moore, simili feature diventeranno parte integrante dell'esperienza. Qualcosa che deve essere implementato nel design dei giochi sin dall'inizio, facendo ad esempio sentire l'effetto di un colpo andato a segno o trasmettendo le sensazioni date dalla pioggia, piuttosto che aggiungere il classico effetto vibrazione alla fine.